Barletta rende l'ultimo omaggio ad uno dei suoi figli più illustri, Manrico Gammarruta, scomparso improvvisamente 2 giorni fa, vittima del suo grande e fragile animo, torna nella città dove era nato e cresciuto prima che il suo amore per l'arte lo portasse via lontano, in giro per l'Italia e l'Europa con i suoi spettacoli. Uno scrosciante applauso questa mattina ha accolto l'arrivo del suo feretro davanti al Teatro Curci per l'ultimo simbolico saluto del maestro a quella che aveva sempre considerato la sua seconda casa. Pochi emozionanti istanti alla presenza del sindaco e dei suoi affetti più cari per rinsaldare un legame mai venuto meno negli anni, tra Manrico e la sua città, tra l'artista e il suo palcoscenico più amato. Per amici e parenti è il momento dei ricordi, dei pianti, ma soprattutto dei rimpianti, per quello che Manrico avrebbe potuto ancora dare alla sua città, dove da 2 anni ricopriva il ruolo di direttore artistico e ad aprile avrebbe diretto e interpretato una nuova opera teatrale. Con Manrico Gammarruta scompare non solo un grande artista capace di raggiungere le vette del teatro e del cinema come pochi altri nella sua terra, ma un uomo amato da chiunque avesse avuto la fortuna di conoscerlo, sempre sensibile ai problemi della sua città e in particolare delle nuove generazioni, a cui non mancava mai di donare i propri consigli. Un uomo fragile e delicato che, come era abituato a fare con la sua arte, ha scelto di lasciarci tutti nuovamente senza parole.